L'ordine del giorno reca l'audizione del procuratore della Repubblica di Trento, dottor Sandro Raimondi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione di carburanti. Quindi saluto e ringrazio il dottor Raimondi per la disponibilità di intervenire ai nostri lavori e gli cedo subito la parola. Non le faccio raccomandazioni sul tempo perché so che lei è puntuale e sintetico nel modo più opportuno e adeguato, quindi le lascio la parola. Buonasera anche da parte mia, ovviamente, ai signori onorevoli. Io ho preparato anche una brevissima memoria dove cerco di illustrare in dettaglio quello che adesso vorrei riassumere sinteticamente per poi consentire magari approfondimenti, domande, tutto quello che riterrete opportuno. Mi occupo di idrocarburi dal 1982, purtroppo, perché questo non è un bel segno, sarà un segno di conoscenza della materia, però da un punto di vista anagrafico non è il più favorevole per chi sta parlando. E quindi nell'82 la Juventus vinceva la sua seconda stella. Noi l'abbiamo vinta l'altro ieri. e quindi mi sono occupato di questo fenomeno, lavorando sia a Milano sia a Brescia e anche a Trento, dove sono attualmente il procuratore della Repubblica. Il mio lavoro prende le mosse anche non solo dalle indagini, ma anche da una relazione che feci proprio a una commissione parlamentare il 5 novembre del 2019, dove illustrai alcuni aspetti particolari e peculiari che potevano interessare le indagini e il contrasto alla repressione del fenomeno di evasione, perché nelle nostre indagini, nelle indagini non solo delle procure dove ho lavorato, ma anche nelle procure di colleghi, abbiamo constatato che il sistema petrolifero, chiamiamolo così, il sistema dei prodotti petroliferi, è un sistema che viene gestito anche in modo illecito dalla criminalità organizzata di stampo mafioso. Abbiamo fatto delle indagini a Brescia dove collegamenti con l'andrangheta di Isola Capo Rizzuto, Cutro, emergevano e interrogando il commercialista di Nicola Grande Aracri trovammo dei riscontri dove l'ingerenza nel traffico e nel contrabbando, per modo di dire, dei prodotti petroliferi dell'andrangheta era presente nel nord Italia e veniva gestito nel nord Italia, con diramazioni nelle indagini anche in Campania evidenziavano la presenza della camorra. Quindi questo aspetto è un aspetto estremamente preoccupante, estremamente allarmante, perché si tratta di gestione da parte della criminalità organizzata di svariati miliardi di euro. Ovviamente prima di venire qui ho letto i lavori della Commissione anche per evitare di fare brutte figure o di ripetere cose già dette. E quello che secondo me diventa importante da sottoporre brevemente alle loro attenzioni, signori onorevoli, è che abbiamo tante banche dati oggi che ho citato nella mia memoria che potrebbero essere utilissime allo scopo del recupero erariale, perché questo è uno degli aspetti connessi alle indagini di una procura della Repubblica, ma è uno degli aspetti che mi ha sempre interessato e ho sempre cercato di portare a casa come risultati di condanna. Io ho fatto parte, per esempio, per 25 anni a Milano nel Dipartimento Reati Tributari, Fiscali e Societari, e l'impostazione data da questo dipartimento investigativo era proprio quello di andiamo a recuperare il denaro anche per equivalente, andiamo a recuperare il denaro anche per rogatoria. Per esempio, in un caso recuperammo 19 miliardi di lire quando la valuta era la lira. E quindi in questo caso abbiamo tante banche che hanno delle preziosissime informazioni e queste informazioni possono essere ben sfruttate
per quello che riguarda gli aspetti investigativi, ma anche per quello che riguarda anche il recupero del danno erariale. Io credo che si debba partire anche da un altro tipo di discorso che evidenziai già nel 2019, ossia della temperatura di misurazione del prodotto, perché l'accisa viene misurata a 15 gradi, quando in realtà poi nel dettaglio non sono 15 gradi, ma si sconta la temperatura locale. Ci potrebbero essere dei sistemi, e qui non si parla di evasione ovviamente, ma si parla comunque di un modo dove quello che viene consegnato al distributore finale, ma che viene misurato, è diverso. E quindi ci possono essere degli accorgimenti alla fine del recupero del tributo, che prescindono da un discorso criminale, ma sono coinvolti in un discorso fattuale. In Germania, per esempio, ci sono dei sistemi che consentono una perequazione fra quanto dichiarato all'inizio della carica dell'autobotte e quanto effettivamente contestato. Vado rapidamente alle conclusioni, signor Presidente e signori onorevoli, perché due sistemi ci sono per evitare la proliferazione di queste società cartiere, perché l'indagine deve partire dal basso. Quindi si parte dall'autobotte, si va a vedere qual è il tipo di cartiera, ma soprattutto guardando il tipo di cartiera, quindi una società che viene gestita in modo assolutamente fittizio, è una società fittizia, dura 10-15 mesi in vita e poi sparisce, ma su questa va il debito IVA principale attraverso false dichiarazioni di intenti, attraverso documenti falsi, e quindi dal basso si risale nella catena della commercializzazione del prodotto, ma in questo modo entrano in gioco tutte le banche dati di natura elettronica che ho appena citato, e ho citato esplicitamente con tutti i loro nomi e tutte le loro funzioni nella memoria che è a loro disposizione. E questo sistema è estremamente importante perché consente di mettere insieme tutti questi dati, e dobbiamo metterli insieme a mio modo di vedere, perché un coordinamento dell'elaborazione di questi dati consentirebbe di scoprire subito il falso plafond, di scoprire subito un'operazione sospetta e inviarla con questo coordinamento investigativo alle procure della Repubblica, che potrebbero avere un ruolo significante. L'ultimo ruolo significante che potrebbe essere si trova anche nel codice antimafia, perché una volta scoperto questo gioco di cartiere, questo gioco di false dichiarazioni, questo gioco di incentrare il debito tributario su un soggetto, ci sono due articoli che sono il 34 e il 34 bis che consentono il commissariamento delle imprese su cui c'è un sospetto di appartenenza o di essere intimidite dall'associazione di stampo mafioso, che consente di intervenire subito e di congelare questi beni e cercare di farli diventare e consegnare poi in modo virtuoso alla collettività, ma anche e soprattutto per recuperare il danno erariale che viene così a essere determinato. Grazie dottor Raimondi. Apriamo il dibattito. Se mi è permesso, farei io la prima domanda, insomma, la prima richiesta, insomma, visto che noi ovviamente abbiamo fatto questa indagine conoscitiva anche in funzione di tante inchieste che l'hanno vista anche protagonista, dei numeri elevati che anche lei citava, di svariati miliardi, insomma, sottratti allo Stato, quindi ai cittadini. Evidentemente l'obiettivo, oltre che quello di conoscere il problema, è quello di arrivare poi a un documento che possa aiutare, partendo dal legislatore e poi a chi come lei fa le indagini, possa aiutare a avere degli strumenti più adeguati possibili. Lei ha parlato e ha rimarcato il tema delle banche dati, l'interoperabilità delle stesse, e mi pare che su questo dicesse anche che forse c'è anche un'altra necessità ulteriore, che di un rapporto interforze probabilmente
riguardo a, appunto alle indagini che riguardano questo tema delle evasioni IVA e accise sugli idrocarburi. Ecco, se ci vuole circoscrivere meglio quali potrebbero essere queste opportunità. Sì, grazie signor Presidente. Allora, tutte queste banche dati che ho citato hanno un peso specifico non indifferente, perché ormai l'informatica, se posso essere così banale, è una mano santa per tutti quelli che operano nei settori di contrasto di qualsiasi tipo, sia da un punto di vista amministrativo, sia da un punto di vista giudiziario o addirittura penale, no? E noi abbiamo la possibilità di poter collegare tutte queste banche dati che sono in possesso dell'Agenzia delle Dogane, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, di Sogei, con un coordinamento investigativo dove tutti possono accedere alle banche dati e evidenziare con un riferimento alle fatturazioni elettroniche e un riferimento anche al collegamento fra fatturazione elettronica e conto bancario. Non vorrei sollevare un problema di privacy, però la Guardia di Finanza può, in determinati casi, proprio per legge, entrare nei conti bancari senza l'autorizzazione della magistratura. Allora, estendere questa possibilità investigativa, che parte da una mera formalità di accertamento tributario e quindi non si va ancora a sfociare nel penale, ma ti consente di, una volta partiti dal basso, e una volta entrati in questo collegamento, di identificare il falso, cioè quindi accertare subito con immediatezza, perché l'immediatezza è quella che è l'arma vincente. L'arma vincente perché se io ricevo una segnalazione dopo 10-15 mesi, non mi serve, perché pensate a quando abbiamo gli attacchi di cyber security nelle nostre società. Io mi sto occupando, per motivi miei, di cyber sicurezza, e ti dicono il server è negli Stati Uniti. Va bene, ma quando io ho la rogatoria, il server è già chiuso. Allora, nello stesso caso, quando io ho la segnalazione come investigatore, sia tributario sia penalistico, la società non esiste più, sono tutti andati via, sono amministrate da persone di 90 anni che non sanno neanche che hanno firmato degli assegni, quindi questi controlli sono assolutamente possibili, anche perché possiamo utilizzare algoritmi e computer con capacità di calcolo che sono di gran lunga superiori, per esempio, a quelle del CERN di Ginevra, che sono già nel nostro territorio nazionale. Ma una operatività interforze, sto pensando alla Guardia di Finanza, ai NAS, ai Carabinieri, alla Polizia Stradale che è su strada, e perché no estendere anche la materia delle distrettuali antimafia coordinate dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo come materia specifica di competenza delle distrettuali, che potrebbero coordinare meglio le attività che oggi sono suddivise fra tutte le procure circondariali e non soltanto tra le distrettuali, che sono già coordinate dal Procuratore Nazionale Antimafia. Questo è molto importante perché, per esempio, per i cybercrime, noi che siamo distrettuali ci occupiamo dei reati commessi in via web a Bolzano o a Rovereto. Allora, questo sistema di indicare in una distrettuale consente, per esempio, se io sto lavorando in una frode petrolifera a Rovigo, ma lo stesso imprenditore lo fa a Treviso, non lo sanno, ma facendo la distrettuale lo si sa. E quindi questo aiuta tantissimo, e questo è. Io, per esempio, voi sapete che per collocazione geografica Trento, Trieste e Venezia sono i maggiori destinatari su ruota della rotta bulgara dei petroli. Ci siamo coordinati con i colleghi perché, entrando da est, abbiamo attuato un coordinamento di fatto, ma non disciplinato dalla legge, ma era stato rimesso soltanto a un'iniziativa nostra. E quindi, ecco, questo è quello che volevo portare come significato. Grazie mille. Io non so se i colleghi hanno l'onorevole Congedo, prego. Sì, grazie Presidente. Chiedere al Procura. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere al procuratore, forse più una curiosità che altro. Lei ha parlato, diciamo,
di aver constatato nell'ambito delle indagini possibilità di infiltrazioni dell'andrangheta o della camorra in questo sistema di, posso chiamarlo, di, non lo so, di contrabbando di idrocarburi. E secondo lei, dalla sua ottica, dalla sua visuale ovviamente privilegiata, è un fenomeno tuttora esistente? E ci sono, come dire, casi, diciamo, recenti di applicazione dell'amministrazione giudiziaria o del controllo giudiziario, quindi quelli che ha citato, le 34 bis, che hanno interessato società coinvolte in questo meccanismo, che mi sembra di aver capito si sostanzia nella creazione di cartiere e quindi nella produzione di fatturazioni false per operazioni inesistenti tese all'evasione di accise e imposta e IVA sostanzialmente. Le nostre risultanze in tema di in penetrazione e presenza della criminalità organizzata le ho nei fascicoli che ho trattato a Brescia, soprattutto, e a Milano. Ma nel corso di 43 anni di attività, quindi faccio un po' fatica a ricordare. Sicuramente è presente, anche adesso ci sono state operazioni di procure, mi sembra di Catania, di Taranto, di altri luoghi, non Trento, perché Trento in questo momento è esente da questa penetrazione di natura criminale, ma voi sapete che il Trentino Alto Adige è particolarmente ha delle caratteristiche diverse da un punto di vista imprenditoriale. Per contrastare questo fenomeno io ho fatto un accordo con l'autostrada del Brennero, con la A22, dove passano più di 12-13 milioni di veicoli all'anno, e tutti gli autocisterne, perché stanno costituendo una specie di tunnel dove si possono fare dei controlli una volta che si potrà avere la segnalazione in via informatica della presenza di una cisterna di provenienza sospetta. Quindi sicuramente sì, non nelle mie indagini attuali, ma in quelle di altre procure assolutamente sì. Dell'articolo 34 e 34 bis del codice antimafia sono state effettuate delle commissioni, dei commissariamenti da parte di altri tribunali, ma non ho contezza che siano proprio su soggetti che trattassero il fenomeno degli idrocarburi. È una cosa che si può accertare magari chiedendolo ai colleghi. Grazie. Grazie, dottor Raimondi. Grazie anche per la relazione esaustiva e per quella che ci ha consegnato, che ovviamente andrà a disposizione dei colleghi. L'ho lasciata anche in via informatica. Ok, perfetto, quindi magari la mettiamo anche sulla piattaforma Geocom, giusto? Sbaglio sempre il nome. E la ringrazio, quindi adesso la congediamo, se mi permette il termine, e facciamo l'ufficio di presidenza. Grazie.